Champions League che si svolgerà domani al Palo Evangelisti. L'avversario è di cartello, si tratta infatti della Lube Civitanova, come ci dice nel servizio Elena Ballarani. Vediamo un secondo. Impossibile non far tornare alla mente quell'ultimo punto messo a segno da Atanasievic, magistralmente servito da De Cecco, che in un gremito palla all'ottomatica di Roma decretò la vittoria della SIR nella semifinale di Champions contro la Lube Civitanova e l'accesso della squadra del presidente Sirci alla finale della massima competizione continentale per club. Immagini ed emozioni che tornano alla memoria oggi che siamo alla vigilia di un match che vede in campo gli stessi attori e lo stesso scenario europeo. Domani comincia la fase a gironi di Champions League. Nella prima giornata la Circolussi Sicoma Perugia affronterà proprio la Lube, inserita nella Pool A insieme ai bianconeri. La CEV stessa ha definito la partita match of the week della giornata numero 1. Un derby tutto italiano tra le prime due della classe in Superlega. Noi siamo una squadra che deve essere sempre, come si suol dire, sul pezzo. Dobbiamo essere una squadra molto focalizzata, molto chiaro sull'istante, sul momento. Adesso finalmente ritorniamo a giocare anche di mercoledì, perché non so se è un caso o meno, quando abbiamo avuto una settimana buca prima di Macerata e prima di questi non siamo stati in grado di esprimere la nostra miglior pallavolo, quindi ben vengano anche le partite di mercoledì, ben vengano i viaggi, probabilmente la nostra squadra ha bisogno di giocare molto di più. Serve giocare bene, perché giochiamo contro una squadra forse top 5 nel mondo. Sarà ancora più facile perché in Champions non avranno problemi con gli stranieri, possono giocare con Sander e Stankovic insieme in campo. Allora, quello che non dobbiamo fare è ripetere il gioco di Civitanova. E niente, io sono convinto che se entriamo in campo con la mentalità giusta faremo un bel risultato. Tutta la settimana che pensiamo sinceramente un po' a prima giornata della Champions contro Civitanova, una brutta sconfitta domenica scorsa, sicuramente mercoledì prossimo vogliamo dare qualcosa in più e vogliamo dimostrare che la domenica scorsa non era la vera SIR. Mercoledì sarà la vendetta e vogliamo vincere. E questa è la parola d'ordine sinteticamente, come ha detto...